Perché? Perché le mutande non le porto! C'è chi ne esce divertito e chi scandalizzato, chi entusiasta, chi perplesso o seccato. Il Don Giovanni II Filippo Timi divide anche chi va insieme a teatro. È la forza e il prezzo di un artista eclettico, anarchico, emotivo, pieno di talento. Quarantenne, attore, autore, regista, tra scrittura, teatro, cinema e televisione, Timi è sempre alla ricerca di un linguaggio personale, spesso ironico e irriverente. La vera ossessione per Don Giovanni e del nostro tempo è la morte. La morte. Tutti cercano di fuggirla, no? Chi con la macchina grossa, chi con i soldi in banca, chi con la plastica. Io incomincio lo spettacolo facendomi una pera. Don Giovanni vuol morire perché non ne può più di questa insoddisfazione. Ecco. Così a briglia sciolta galoppa sul mito del burlador de Siviglia con Echidi da Ponte, Mozart, Molière, esaltando ed esasperando quello che tra Eros e Thanatos sta nel mezzo, ossessione, deviazione, disordine, sregolatezza. Intrusioni da YouTube e repertorio pop sono il barocco di un riconoscibile oggi e i costumi geniali del designer di Prada, Fabio Zambernardi, diventano attori insieme agli stessi interpreti. Nel turbinio di fughe e inseguimenti, l'esito è un Don Giovanni che non si sottrae dall'essere se stesso di fronte a un Dio così umano da far tenerezza. Siamo tutti ridicoli agli occhi del divino. Sia che sei un Don Giovanni e quindi, no, sei disposto a rimanere te stesso e ad andare all'inferno, sia chi si pente per Don Giovanni è uguale a lui. Ci ritroveremo all'inferno!